Pio, dimmi un po', ma Garibaldi per te chi era? Garibaldi, diciamo che era un venduto. Era un venduto. Era un venduto. E purtroppo a chi lo pagava lì andava, diciamo. Che brutta scoperta, eh? Lo so, Grazie a niente, internet, sì. finalmente abbiamo saputo la verità. Se l'avessero pagato di più i borbonici si sarebbero traditi piemontesi. Eh sì. Tant'è vero che, insomma, quando arrivò a Teano si incontrò con Cavour. Cavour aveva quasi paura che lui non otesse il patto di vendita. Invece lui ha detto: no, mi hai dato i soldi, io obbedisco, disse. E gli ha lasciato il regno delle due Sicilie. Con Perché Vittorio Cavour, Emanuele o con Cavour? con Vittorio Emanuele e con dietro Cavour. Chiaramente Che Vittorio Emanuele gestiva. aveva paura che lui alzasse il prezzo. Invece è un venduto onesto, diciamo. Sì, si è preso quello che doveva, ha ammazzato un po' Un di po'? contadini, meridionali. E E poi i bersaglieri, i piemontesi, Savoia, poi che sono hanno venuti fatto? questi che parlavano Gli francese stranieri. e ormai hanno detto: qui comandiamo noi. E tu da meridionale, come ti senti? Colonizzato? Ma soprattutto me la sento perché non è stata combattuta nessuna guerra, erano Ufficiale, 40.000, 20.000 contro 1.000 e purtroppo è stata una storia di tradimenti. Questa, la storia nostra è una storia fatta solo di tradimenti, nemmeno di battaglie perse o combattute. Una storia di tradimenti, di pagamenti, di traditori, di mercenari. Di P2, di P3 e ancora adesso continua, perché non scordiamoci che la massoneria, la P2 di allora, fece l'invasione del regno delle due Sicilie. Sia Cavour che Garibaldi erano massoni, Quindi tu quindi dici che. questa è la continuazione della P2 dell'Unità d'Italia, non è cambiato niente. Quindi tu dici che queste piazze, Piazza Garibaldi, Piazza Cavour, Piazza Mazzini, Piazza Vittorio Emanuele, non se lo È meritano? come se in Israele tenessero piazza Hitler. Ah, E questo è grave. che bella cosa che hai detto, che bella, Mi che bel sembra esempio. un insulto. Dice: no, ma il passato è passato. Vabbè, però, insomma, E vabbè, ma mica ci dare una possiamo. piazza a chi ci trucchia, insomma, mi sembra pure un po' indecoroso per noi. Ma fammi capire, tu vuoi di nuovo far ritornare i Borboni? Ci sta. Ma non si tratta di far diventare i Borboni. Innanzitutto assodiamo quella strada come si chiamava prima dell'Unità d'Italia. Bravo. Se cominciamo a dire che facciamo le strade col nome a cui il nostro popolo le ha segnate, E non credo. attuiamo il postmoderno. Esatto, il postmoderno. Ma vedi che magnificenza qua, vedi? E chi ce l'ha Chiaramente un territorio gli così? inglesi sono così orgogliosi del loro re, della loro regina. Gli olandesi sono orgogliosi della loro regina, gli spagnoli sono orgogliosi del loro re e noi perché Dobbiamo non essere dovremmo essere orgogliosi di quel orgogliosi del bandito di Garibaldi. rappresentante della patria, diciamo, che è meglio di un presidente della Repubblica che non rappresenta nessuno. La nostra patria è il regno delle due Sicilie, ripristiniamo il regno delle due Sicilie e l'auto-organizziamo con regole diverse da Tu dici quelle che dei i mafiosi, colonizzatori. li possiamo togliere solo noi meridionali? Eh sì, i mafiosi nascono solamente con l'Italia, senza Italia i mafiosi giocano a un altro gioco che non ci stanno più, non sanno più giocare. Non solo, ma poi dobbiamo dire anche questo, che anche questa ripartizione amministrativa dell'Italia, delle regioni, le regioni ci hanno portato solo sconquasso, perché io con quello di Lecce non ho niente a che fare, una burocrazia incredibile. Noi dovremmo ripristinare le province, o addirittura i comuni, e togliere da mezzo tutti gli altri enti, perché la vita nostra, del nostro popolo, è stata sempre fatta nel comune. La sanità comunale,
perché questa regione, questa costituzione regionale, secondo me, ha creato delle regioni solamente peggiori di quando lo Stato aveva le competenze. Era meglio quando stava il Ministero della Sanità che no quando adesso. Anche perché per la nostra regione, per esempio, Lecce, ma chi se ne frega quello di Lecce di Sanità e viceversa. Non c'è proprio un'unità. Senti, e l'Europa tu come la vedi? L'Europa è l'Europa. La distruggiamo, la togliamo davanti, no, il carrozzone? L'Europa, spostiamo. L'Europa esiste e noi aderiremo. Però vabbè, ma noi l'Europa abbiamo una cosa da portare, che adesso già sta succedendo. Spostiamo l'asse europeo verso il Mediterraneo, perché verso il nord c'è la crisi finanziaria. L'economia emergente. E qua non c'è crisi. Nel Mediterraneo no, il Mediterraneo aumenta, quindi più noi ci spostiamo in Europa, più ereditiamo le schifezze delle banche europee e delle speculazioni, più andiamo verso il mercato del Mediterraneo, il mare nostrum, è il mare nostro, che apre all'Oriente, all'Africa, al Medio Oriente e anche alle coste atlantiche. Quindi diciamo lo spostamento dell'Europa più mediterranea, un'Europa cattolica, ha le sue radici nella civiltà e non come adesso nei barbari. È un progetto che una volta che si leva un tassello crolla tutto e si riorganizza tutto di nuovo. La nostra ferrovia, la nostra Enel, i nostri partiti e quindi praticamente siamo quindi noi prima dell'unità d'Italia eravamo dei grandi, eravamo la terza potenza mo ci fanno passare come mafiosi sfaticati. Ma non è nemmeno di grandezza, perché qualcuno potrebbe anche dire che qualcuno moriva di fame eccetera, che i Borboni erano dittatori. La cosa è che noi eravamo cittadini del nostro Stato, padroni delle nostre terre. E adesso invece sudditi rispettati. Rispettatissimi. Mentre adesso quando io già vado a Bologna e dico sono di Foggia, vedo nella faccia di quello il disprezzo. E qualche volta lo devo ammettere che ha delle giustificazioni. Che cretino. È cretino, ma anche ha delle giustificazioni, perché non sa che noi certe brutture le teniamo grazie alla colonizzazione e non perché è di nostra pertinenza o siamo noi a voler. E certo, prima eravamo grandi, come si può dopo 150 anni diventare così? 20 milioni di emigranti, un sistema che sono 150 anni che porta soldi al sud per alimentare i capibastoni e le industrie del nord. Ci hanno ammazzato, quindi non do tutti i torti a chi dice ma sei di Foggia, ma sono di Foggia, sono colonizzato. E infatti Beppe Grillo ha detto ma che aspettate a ribellarvi dalla colonizzazione? Bravo, come bravo, mi so Beppe spiegare, come non mi so spiegare come voi accettate ancora i capi bastone e questo Stato che continua a colonizzarvi e a rendervi contentino. E quelli le banche civile, darvi il contentino delle briciole della miseria per comprare i disperati o il posto di lavoro, per comprare i disperati o il finanziamento, per comprare i disperati. Vabbè, ma quelli il gioco l'hanno saputo fare, capito? L'hanno bloccato la giustizia, la giustizia con le sentenze dopo 20 anni. La possibilità invece di non avere aiuti da nessuno, di non elemosinare nessun posto di lavoro. Noi senza l'Italia siamo capaci di poter, e l'abbiamo anche dimostrato prima, senza l'oppressore siamo capaci addirittura di superare il nord. Perché non si spiega come i 20 milioni di emigrati meridionali in tutto il mondo si sono tutti affermati per imprenditorialità, per grandezza, interi paesi, per esempio Rosito Valfortuna in Canada, tutta gente ricca che ha saputo, che senza andata lì senza una lira e ha saputo costruire una ricchezza.
che in patria non poteva costruire perché c'era l'oppressione. Oltre al fatto che prima dell'unità d'Italia non esisteva né emigrazione e né la dimostrazione povertà. La nostra emigrazione fatta dall'unità d'Italia ha dimostrato come noi abbiamo l'imprenditoria molto più sana e più avanzata di quella del nord. Solo che l'hanno costretta, l'hanno oppressa e quindi sono stati costretti a emigrare. Ma dove sono emigrati? In Brasile, in Australia, in Venezuela, in tutte le parti, gli italiani hanno saputo creare delle imprese economiche validissime, sono stati apprezzati come lavoratori e qualche volta, tant'è vero che assurgono ai posti chiave della politica dei paesi esteri. Senti, facciamo quello che più ci sta a cuore e più ci sta da vicino, diciamo. Parliamo di cavalli del Regno delle Due Sicilie. Che... Allora, tu stai seduto su un cavallo? Un cavallo murgese. E chi è sta razza qua? Il cavallo murgese è... L'unico autoctono rimasto in Italia? È l'unico cavallo italiano, ma dirò di più. È l'unica cosa che c'è rimasta per sbaglio. Perché non sono riusciti a distruggerla. In quanto le nostre condizioni di povertà l'hanno mantenuto fino agli anni 70 come trainava le carovane di facchini. E questi le usavano i briganti? Fino a poco tempo fa. Ma abbiamo perso tutti i genitori del Murgese, il cavallo napolitano. Il corsiero, corsiero napoletano, che era il migliore al mondo. Praticamente erano i migliori cavalli del mondo, chiaramente specializzati ognuno per quello che dovevano fare. E grazie a Dio abbiamo salvato di Foggia. Avendo distrutto ormai tutto, dice cazzo, è rimasto ancora il Murgese da distruggere, volevano distruggere, perché non è rimasto più niente, è rimasta tavola rasa. Ma lo dissero i piemontesi, non crescerà più l'erba nel meridione, così è stato. Grazie a Dio noi abbiamo avanzato una grande lotta popolare per poter almeno salvare queste ultime rimasugli della nostra civiltà, come la masseria Pantano e come tante altre cose, che praticamente non ancora riescono, vogliono ancora distruggere perché è rimasto qualche filo d'erba della nostra cultura che ancora è sovversivo per loro. E noi invece faremo di questo filo d'erba una foresta di cultura e di civiltà. Sì, perché, il regno delle due perché le menzogne dei libri di scuola ormai sono state scoperte. Non dura. Garibaldi era un furfante, Cavour era peggio. Era una cricca. Era peggio. I piemontesi erano sanguinari, i Savoia una razza infame, reale. Quindi tutto è stato scoperto e grazie a Dio oggi i meridionali sanno perché sono depressi. E sapere la causa si trova poi il rimedio. Qui i contessiani duo siciliani, Franco, Pio e Linai. Ciao.